ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale fatti esplodere al largo di Capaccio. È l'esito dell'operazione condotta dalla Marina Militare con la Guardia Costiera di Agropoli nelle acque antistanti la zona di Capaccio Pestum. Le operazioni sono state coordinate dal comandante Giulio Cimmino. Ci stiamo recando a circa 4 miglia dal litorale pestano, su una profondità di circa 30 metri, dove verrà appunto adagiato tutto il convoglio bellico e l'esplosivo, e poi aspetteremo il via dei palombari. Nei giorni scorsi erano entrati in azione i palombari del gruppo operativo subacqueo e del comando subacqueo di incursori della Marina Militare. Avevano effettuato un sopralluogo a seguito di una segnalazione della presenza in zona di un relitto di un mezzo da sbarco affondato. Il mezzo molto probabilmente era finito in mare nel corso delle operazioni che il 9 settembre del 1943 videro le truppe alleate sbarcare su quel litorale per poi marciare alla volta di Napoli. Gli operatori subacquei della Marina Militare nel corso di un'immersione hanno rinvenuto il relitto di un mezzo da sbarco statunitense con a bordo diverse casse di munizioni di vario tipo e numerosi rotoli di miccia. Ieri l'operazione di brillamento è messa in sicurezza. In mare gli uomini del comandante Gianfranco Tommasi, capo reparto subacqueo dei palombari di Napoli. A seguito di una segnalazione fatta da un bagnante nelle acque prospicienti appunto la costa di Agropoli e Capaccio, siamo intervenuti su segnalazione della capitaneria attraverso un mandato della prefettura di Salerno in questo caso. E abbiamo effettuato una prima ricognizione, abbiamo verificato che effettivamente trattavasi di ordigni bellici del secondo conflitto mondiale. Non a caso la costa il 9 settembre del 1943 fu interessata da uno sbarco delle forze alleate.